Buonasera a tutte e a tutti, grazie per essere qua e condividere, diciamo, questa conferenza che, come vi avevo già preannunciato l'ultima volta, diciamo, l'abbiamo concordata insieme. C'è stata una specie di sondaggio sull'argomento. La conferenza di stasera riguarda diciamo, l'arte paleolitica, cioè le manifestazioni artistiche del paleolitico. È ovviamente un argomento molto vasto, cioè che meriterebbe non una conferenza, ma più di una, però ecco, diciamo, per avere una visione d'insieme può bastare. Poi, come al solito, sono a disposizione dopo per eventualmente le vostre domande o le vostre curiosità. Ora condivido la presentazione. No, scusi, selezioni per i due quadratini sotto, ottimizza, condividi suono. Queste qui in basso. No, quando ha fatto, no, condividi questi due Ok, quadratini qui, perché così sì. altrimenti No, l'audio invece non si arriva. sente, ok. Perfetto. Allora, partiamo da una domanda che non è affatto banale, non è neanche, diciamo, semplice rispondere, cioè che cos'è l'arte? L'arte, come la intendiamo noi oggi, è una manifestazione umana, è una manifestazione, una concretizzazione del pensiero umano, è un'opera, diciamo, collettiva, ma può anche essere un'opera individuale, comunque è un qualche cosa che coinvolge tutta la collettività. È un modo di comunicare, è un linguaggio, per certi aspetti anche un linguaggio universale. Ovviamente non è immediato come il linguaggio parlato, per cui è un linguaggio che può essere interpretato, che deve essere anche decodificato, e spesso e volentieri non è molto semplice, non è neanche scontato. Ecco, quando si parla comunemente di arte, ci vengono a mente quelle che sono i capolavori dell'arte antica o dell'arte medievale o rinascimentale. Questo lo conosciamo tutti, abbiamo anche la fortuna di averlo vicino a noi a Firenze, alla Galleria dell'Uffizi, e alla nascita di Venere del Botticelli. Ora, infatti, alcune immagini che ho messo non sono casuali, cioè come la nascita di Venere. Questa è, diciamo, è una vista, della Cappella Sistina, gli affreschi di Michelangelo, che sono universalmente riconosciuti come capolavori patrimonio della storia dell'umanità. La nascita di Venere, la creazione, gli affreschi appunto di Michelangelo e della Cappella Sistina, come moltissime altre opere d'arte, in passato avevano anche una funzione, come dire, comunicativa, una funzione appunto
appunto una dimensione collettiva che serviva a comunicare al popolo anche, cioè alle persone che non erano in grado di leggere e di scrivere, di raccontare, cioè quella che era la religione, quella che era la morale dell'epoca, oppure la filosofia. E quindi, ecco, oltre a essere un capolavoro da un punto di vista estetico, era, cioè, queste sono anche strumenti di comunicazione. Poi facciamo un salto fino ai tempi nostri. L'arte viene anche, come dire, esprime anche dei concetti astratti. Queste sono opere famose in tutto il mondo che all'apparenza, come dire, sembra che abbiano ben poco da comunicare, invece poi dietro c'è un concetto dello spazio, c'è un concetto metafisico, diciamo, è un tipo di arte astratta. Anche questo è un concetto che comunque ritroveremo, come vedremo, nel Paleolitico. Cioè non è soltanto una, come dire, un modo, un linguaggio moderno, ma l'astrattismo era anche un linguaggio che ha sempre fatto parte del, diciamo, del pensiero umano. Questa è una, tra l'altro è stata esposta anche a Firenze in una recente mostra a Palazzo Strozzi di Jeff Koons, è una rappresentazione moderna di una Venere paleolitica, che, come vedremo, è una produzione artistica che ha avuto una larga diffusione nello spazio e nel tempo in Europa e non solo. Ecco, quando si pensa all'arte preistorica, l'immagine che viene diciamo alla mente della maggior parte di noi e che viene rappresentata anche nei libri di testo o di storia dell'arte è la sala, l'immagine dei due grandi tori selvatici che si affrontano della grotta di Lascaux, che si trova in Francia, in Dordogna. Ecco, questa è un'immagine, diciamo, iconica dell'arte paleolitica, ma non è la sola e non è neanche la più antica. Quando è che l'uomo ha iniziato, come dire, a produrre arte? E quindi probabilmente l'arte, diciamo, è il riflesso, lo specchio di un pensiero astratto, complesso, articolato, o comunque è una rielaborazione anche della realtà. A mio avviso, la prima espressione, diciamo, artistica dell'uomo non è neanche dell'uomo anatomicamente moderno, cioè della nostra specie di Homo sapiens, ma di Homo edelbergensis. Questo è un bifacciale, un'amigdala, trovata in Inghilterra, in un sito inglese, che diciamo non è soltanto uno strumento litico, ma probabilmente era anche un oggetto il cui autore aveva dato un significato estetico, un significato, diciamo, comunque che a noi ci sfugge. Però non è casuale che al centro di questa amigdala, di questo bifacciale, ci sia una conchiglia fossile, cioè un bivalve fossile, cioè proprio si vede, si legge l'intenzionalità del gesto, del manufatto, cioè non è un qualcosa di casuale, cioè è stato scelto questa roccia e poi è stata trasformata in uno strumento, ma con, diciamo, qualche cosa che è al centro e che
diciamo, avrà avuto sicuramente un significato che noi ovviamente ignoriamo, non possiamo assolutamente ricostruire perché è impossibile entrare nella, diciamo, nella mente di un uomo che è vissuto 300.000 anni fa, quindi è praticamente impossibile. Però personalmente lo trovo un oggetto per certi aspetti commovente, no? Perché per chi anche come me studia l'evoluzione umana, cioè il vedere nei resti fossili oppure anche nei manufatti lasciati dai nostri antenati, cioè un qualche cosa che li collega, diciamo, al nostro modo, seppur sicuramente diverso, di interagire con il mondo e con la realtà, appunto io lo trovo, come dire, emozionante, ecco. Non è semplicemente uno strumento litico, una scheggia che serviva a scarnificare, diciamo, i resti degli animali uccisi o trovati morti di cui si nutrivano questi antenati, ma era un oggetto comunque particolare e, permettetemi di dire, anche da un punto di vista estetico, ancora oggi si può dire che questo è un, come dire, è un capolavoro. Ecco, testimonianze artistiche, che possiamo definirle artistiche, ovvero oggetti manipolati e trasformati dall'uomo senza che essi abbiano una, come dire, un uso. Quella è Paleolitico inferiore, intorno ai 300.000 anni fa. Homo edelbergensis, cioè che l'Homo edelbergensis è l'antenato dell'uomo di Neanderthal. Quindi un, diciamo, un qualcosa di che poi, se vi ricordate la conferenza della volta scorsa, già Homo edelbergensis aveva iniziato, diciamo, delle pratiche funerarie. Ora non erano proprio delle sepolture vere e proprie, però sono state trovate testimonianze di manipolazione e di trattamento dei cadaveri. Ecco, questa è una placchetta trovata in una grotta in Sudafrica, a Blombos Cave, datata intorno ai 75.000 anni da oggi, quindi fatta da Homo sapiens, cioè dalla nostra specie, che presenta delle incisioni lineari, cioè un incrocio di incisioni lineari. Era un po', vi avevo fatto vedere i tagli di Fontana, cioè questo è sicuramente un disegno astratto che avrà un significato, però che noi ignoriamo del tutto. Ecco, nello stesso sito sono stati trovati, diciamo, alcuni oggetti, due o tre oggetti di questo genere, poi ocra, tracce di ocra, conchiglie forate, quindi ci troviamo di fronte a una produzione di materiali che avevano un significato non utilitaristico, cioè che non servivano, diciamo, all'approvvigionamento delle risorse, ma erano oggetti che avevano un altro significato, nel caso degli elementi di parure, cioè di collane, di comunque di pendagli, avevano un significato estetico di abbellimento. Quindi queste sono tra le più antiche testimonianze di arte, la possiamo definire arte, anche se non sono, diciamo, non si avvicinano ovviamente ai capolavori, diciamo, che poi vedremo dell'arte del Paleolitico superiore europeo. Però è un momento importante, anche questa è una manifestazione
di un pensiero astratto, di una, come dire, di una coscienza, cioè questo tipo di oggetti, di manufatti sono unici, diciamo, nel regno animale. Mentre abbiamo visto che per il concetto di morte alcuni animali manifestano, come dire, un comportamento particolare, nel caso dell'arte no, se non in cattività, se si prende uno scimpanzé e gli si mette degli oggetti in mano, poi inevitabilmente fa qualcosa, però spontaneamente in natura non si è mai visto uno scimpanzé o un gorilla, cioè, produrre degli strumenti così, tanto per fare qualcosa per proprio piacere, diciamo, esclusivamente intellettuale, o anche per comunicare qualcosa agli altri individui del gruppo. Ecco, recentemente, negli ultimi anni, sono state trovate delle tracce di attività probabilmente non utilitaristica, quindi espressione di un pensiero astratto, interpretabile come arte, tra virgolette, in contesti, in siti frequentati, utilizzati da neandertaliani. Queste sono delle incisioni trovate in una grotta spagnola. Queste sono altre, queste non sono incisioni, sono pitture datate intorno ai 50.000 anni fa, poi migliaia di anni più o meno, è anche difficile fare delle datazioni di questi, diciamo, di questi incisioni, di queste pitture. Però ecco, sono state attribuite, con qualche dubbio ovviamente, cioè l'attribuzione è di tipo cronologico, siccome all'epoca c'erano neandertaliani, li possono aver fatti soltanto neandertaliani. Poi magari tra qualche anno si può confermare questa, diciamo, questa ipotesi, oppure anche smentirla. Però sicuramente i neandertaliani, da un certo punto in poi, cioè, facevano oggetti ornamentali. Questo è stato visto da un punto di vista archeologico, ovvero sono stati trovati dei reperti ornamentali in strati che hanno lasciato resti sia ossei neandertaliani che strumenti litici, quindi anche loro si adornavano il corpo con collane, con pendagli, e addirittura è stato visto, questo sia in Italia che in altri siti europei, utilizzavano penne di rapaci, un po' come pelle rossa in America del Nord o altre popolazioni indios. Ecco, si adornavano con penne di rapaci, di uccelli. Quindi i neandertaliani sicuramente, al di là poi dell'attribuzione, della conferma dell'attribuzione di questi segni, diciamo, alla loro specie, i neandertaliani sicuramente avevano un pensiero astratto. Quale fosse è difficile, come vi ho detto, anzi impossibile saperlo, però sappiamo che i neandertaliani seppellivano in alcuni casi i propri defunti e prendevano cura anche delle persone, diciamo, malate o ferite all'interno del proprio gruppo, quindi avevano un comportamento sociale sicuramente complesso e paragonabile al nostro. Non erano certamente
i bruti cavernicoli che diciamo, venivano descritti negli anni 30, nei primi decenni del secolo scorso, ma erano un gruppo umano, una specie umana altamente complessa. Ecco, questi sono i siti che hanno dato reperti comunque sia di arte parietale che comunque manifestazioni artistiche, piccole sculture, ciottoli incisi, ne mancano alcuni del Paleolitico superiore. E come vedete c'è una diffusione molto, molto ampia, c'è una concentrazione in particolare in Spagna, nella zona dei Pirenei, cioè tra la Spagna e la Francia, e in Francia, anche diciamo nell'Europa centrale. Questa concentrazione è dovuta sia probabilmente alla concentrazione dei gruppi umani in quel periodo, che come sappiamo erano cacciatori-raccoglitori e quindi si concentravano sicuramente dove c'era anche maggiore disponibilità di cibo, ma poi probabilmente è anche dovuta al fatto dalla conservazione, non solo dalla frequentazione, ma dalla possibilità di conservare determinati siti o determinati contesti, perché è vero che in Dordogna, per esempio, ci sono molte grotte che presentano resti di arte parietale, ma era anche una zona dove non solo fortemente, come dire, frequentata dall'uomo, ma anche ricca di grotte e di ripari. In altre zone magari ce n'era meno e c'era minor possibilità di, come dire, di lasciare questo tipo di tracce, cioè di decorare le pareti. D'altra parte c'è anche da mettere in conto che molta produzione, diciamo, artistica è andata perduta. Basti pensare anche all'utilizzo della materia prima, cioè alla possibilità di conservazione, perché magari molte grotte, anche alcune grotte da noi potevano essere decorate, però poi sono andate distrutte. Ci vogliono condizioni particolari per conservare, diciamo, pitture vecchie 20.000 anni e anche oltre, come vedremo, anche addirittura di 30.000 anni, senza considerare che poi anche il materiale utilizzato, sicuramente c'era una produzione artistica in legno che è andata perduta, oppure anche l'osso, perché sono stati trovati degli ossi incisi, l'avorio inciso, però è materiale che può anche, come dire, andare distrutto. Ecco, qui ci sono riportate i due siti in particolare, Lascaux e Altamira, che sono dei capolavori, cioè in queste grotte ci troviamo dei capolavori dell'arte paleolitica. Ecco, uno dei reperti, dei siti più antichi trovato negli anni 80, quindi del secolo scorso, quindi recentemente, è la grotta di Chavaux in Francia, nella Francia, diciamo, del centro-sud. È una grotta che presenta pitture parietali datate tra i 32.000 anni e i 28.000 anni da oggi, quindi sono pitture molto, molto antiche, perché ad esempio la grotta di Lascaux presenta pitture che vanno dai 19.000 ai 15.000 anni
oggi circa, quindi sono più recenti di oltre 10.000 anni, cioè 10.000 anni è veramente tanta roba. Quindi anche quando si pensa, no, all'arte paleolitica, cioè va immaginata in un arco temporale che è maggiore rispetto a quello che è l'arco temporale della nostra storia, cioè della storia delle nostre civiltà. Quindi bisogna considerare anche questo, anche nella differenza degli stili artistici e del significato probabilmente che essi avevano. Ecco, quando è stata rinvenuta, da quanto erano belle le immagini, cioè, e questo è stato abbastanza frequente, no? Da quanto fossero le immagini particolari, ricche nel tratto, nel dettaglio, si pensava, diciamo, a opere più recenti, non attribuibili, diciamo, al cosiddetto uomo delle caverne. E questo dimostra anche un po' il preconcetto che abbiamo nei confronti dei nostri antenati. Bisogna tenere presente che gli uomini vissuti 30.000 anni fa, 40.000 anni fa, ma anche oltre, avevano una capacità, diciamo, di ragionamento identica alla nostra. Cioè, quello che cambiava era quello che è diverso tra noi e loro, era il modo di vivere, l'ambiente in cui vivevano e, come dire, l'economia, le strategie di sussistenza, però la capacità di ragionare non era assolutamente diversa. Ecco, in questa immagine si vede un branco di leoni delle caverne. Ecco, una cosa interessante dell'arte parietale e non solo, è che abbiamo anche delle immagini, delle specie di fotografie, comunque dei disegni di animali che sono estinti. Leone delle caverne era un felino che appunto viveva in quel periodo in Europa, era più grande del leone, più grosso del leone attuale, e aveva una caratteristica, cioè noi pensiamo che siano delle leonesse queste, invece non avevano probabilmente la criniera, cioè un po' come i puma per intenderci, cioè leone di montagna nordamericano e sudamericano. Quindi qui abbiamo l'immagine di un gruppo di leoni in caverne, qui un gruppo di rinoceronti, e vi segnalo, diciamo, questa immagine che è stata fatta per dare il senso del movimento all'animale. E questo è veramente incredibile. Cioè, quindi, come dire, non era una rappresentazione statica, ma davano anche una rappresentazione dinamica del loro mondo, cioè il significato di questi disegni, ripeto, è totalmente ignoto. Cioè, questi erano animali che loro vedevano, con i quali vivevano, alcuni dei quali cacciavano, altri invece ci convivevano semplicemente, altri ancora erano anche dei competitori dei nostri antenati. Però è veramente la rappresentazione di quello che era l'interpretazione del loro mondo. Ora, se questo poteva avere un significato, tra virgolette, religioso, mitologico, non lo possiamo sapere. Cioè, sui libri si leggono tante interpretazioni, ma a mio avviso, parlo da paleantropologo, da archeologo, sono quasi delle improvvisazioni, no? È un po'
Cioè, noi interpretiamo, ad esempio, sappiamo dare un significato all'arte rinascimentale, no? All'arte medievale, perché conosciamo quello che c'è dietro, cioè la Bibbia, il Vangelo, il messaggio legato a testi sacri. Ma immaginatevi un uomo del futuro che trova, diciamo, i resti della nostra arte e non ha nessuna documentazione scritta di quello che, diciamo, serve a decodificare, no? Quello che si vede. Che tipo di interpretazione può dare? Cioè, non improvviserebbe, ecco, non sarebbe in grado di dare una interpretazione corretta. Ecco, queste sono teste di cavalli selvatici che loro cacciavano. Cioè, il cavallo era una delle fonti di sostentamento più importanti dell'uomo del Paleolitico superiore, no? Ma a noi può sembrare strano, perché vediamo il cavallo come un animale domestico, diciamo, più che altro come un mezzo di trasporto, no? In realtà era una delle prede più importanti e principali dell'uomo del Paleolitico superiore. Ecco, io segnalo, sottolineo la modernità di queste teste. Cioè, è veramente incredibile. Queste hanno oltre 30.000 anni e sembrano, io capisco anche chi abbia messo, no, magari in dubbio la veridicità di queste opere, perché sembrano fatte, non dico ieri, però sono veramente incredibili. Poi ci sono impronte, e questa è abbastanza frequente, impronte di mani oppure segni astratti, punti, linee. Alcune linee hanno anche un significato di tipo sessuale, legato alla sessualità femminile, perché sono state rappresentate non nella grotta di Chavot, ma in altre grotte, cioè proprio il sesso femminile, e si vede anche lì, diciamo, sia una rappresentazione più o meno realistica, ma anche stilizzata. Ecco, questi simboli, cioè queste pitture, non abbiamo assolutamente idea di che significato possano, diciamo, possano avere. Però l'arte parietale, diciamo, c'ha appunto una componente naturalistica, cioè realistica, ma anche una componente astratta, che è comunque affascinante. Ecco, questa è una grotta trovata a Marsiglia, sott'acqua, è sui 30 metri, cioè l'ingresso della grotta si trova a circa 30 metri sotto il livello del mare, per cui è stata trovata questa all'inizio degli anni 80 del secolo scorso, cioè quindi anche questa recentemente. Ovviamente sta a testimoniare anche la variazione del livello del mare, perché quando l'uomo intorno ai 25.000 anni fa ha fatto queste, diciamo, queste pitture, l'ingresso si trovava, diciamo, sopra il livello del mare, e quindi era un periodo sicuramente più freddo, perché quando ci sono i periodi freddi, cioè quelle che chiamiamo ere glaciali, cioè periodi in cui c'è una maggiore estensione dei ghiacciai, il livello del mare si abbassa.
quando invece c'è lo scioglimento, cioè il periodo è più caldo, come ci stiamo andando incontro noi, il livello del mare sale. Ecco, questa è appunto sommersa, ci sono i soliti cavalli e altri animali. La cosa interessante è, ad esempio, che ci sono animali che non sono rappresentati in altre grotte, o raramente in altre grotte, come i pinguini. Questa è la rappresentazione dei pinguini. Ovviamente sono animali che vivono in prossimità del mare e li possiamo trovare in una grotta, diciamo, che si trova appunto in prossimità del mare. Una piccola parentesi che poi riprendo diciamo, alla fine: sia la grotta di sia, cioè, quasi tutte le grotte che verremo qua sono state riprodotte fedelmente per essere visitabili dal pubblico. Cioè, alcune grotte, mi spiego. Alcune grotte, per la fragilità dell'ambiente, sono state chiuse al pubblico o non sono mai state aperte, nel caso della grotta di Froskelle, anche per un discorso di accessibilità, ovviamente. E è stata fatta una riproduzione fedele della grotta, per cui è possibile vedere la riproduzione fedele, proprio dico, no, non improvvisata, cioè proprio identica, perché oggi è possibile farlo, di queste grotte, e sono visitabili, cioè sono visitabili le copie. No, no, sono vere, sono fatte con materiale speciale, resine, vengono fatte, diciamo, delle misurazioni topografiche di precisione, cioè con gli strumenti di oggi, laser, proprio al millimetro, è stato possibile ricostruirle identiche. Io, per esempio, visitai un bel po' di anni fa la riproduzione della grotta di Lascaux. Poi ho visto anche altre grotte originali. Lascaux non è, è chiusa al pubblico, perché i visitatori portano l'umidità, portano le muffe, le spore, quindi metterebbero in serio pericolo questi capolavori che sono stati sigillati per secoli, cioè riesporli, diciamo, comunque agli agenti esterni significa distruggerli. Allora, per conservarli sono stati chiusi, diciamo, vengono visitati soltanto dagli studiosi per motivi di studio e di ricerca, mentre il pubblico può vedere queste opere, diciamo, riprodotte vicino al sito, diciamo, originale, però non visitabile. Ecco, vedete, questo è lo schema della grotta di Froskelle, cioè l'ingresso è a meno 36 metri e parte della grotta, diciamo, è sommersa. Sicuramente alcune pitture sono andate distrutte perché sommerse dal mare. Se continua così, diciamo, molte di queste, cioè se non tutte, andranno distrutte, perché se vedete qua, cioè proprio il livello dell'acqua è molto vicino alle pitture. Ecco, la grotta di Lascaux, che è la più famosa, scoperta nel 1940 da dei bambini. Spesso e volentieri le grotte vengono scoperte da bambini, cioè anche Altamira, come vedremo, cioè perché sono piccoli, si possono infilare, diciamo, nei pertugi, no? Negli anfratti, e poi sono curiosi, lo fanno per gioco e poi trovano questi capolavori. Ecco, anche in questo caso, un messo in dubbio
l'autenticità, cioè, perché effettivamente sono dei capolavori, ecco, non c'è alcun dubbio. Poi immaginate una cosa, cioè queste pitture, cioè, venivano fatte non in prossimità dell'ingresso della grotta, ma nelle parti interne, quindi ovviamente in una condizione di oscurità. Avevano delle torce, cioè utilizzavano come abbiamo, come dire, utilizzato fino a poco tempo fa, cioè la luce, diciamo, della fiamma, no? del fuoco. Sono stati trovati i resti, diciamo, di questi di queste torce, di questi strumenti che permettevano di illuminare, cioè, non solo di realizzare, perché per realizzarlo non lo facevano certo in 5 minuti, poi è una frequentazione che è durata, diciamo, secoli se non millenni, cioè, quindi sono pitture che sono state fatte nel corso del tempo, e anche in questo caso c'è rappresentato, diciamo, quello che era il loro, tra virgolette, cosmo, cioè gli animali che vivevano insieme ai nostri antenati, simboli, e poi anche, come dire, rappresentazioni particolari. Questo è una figura metà uomo e metà animale, è diciamo una figura antropomorfa con una testa di uccello, e sotto troviamo anche un qualcosa che ricorda un bastone con un uccello sopra, e non è l'unica figura, diciamo, metà uomo e metà animale. C'è ad esempio una statuetta in avorio trovata in Germania che ha il corpo di uomo e la testa di leone, quindi ricorda una divinità egizia. Ovviamente non ha niente a che vedere, però questo, come dire, unisce la mente di un uomo vissuto 30.000, 20.000 anni fa con un uomo vissuto 15.000 anni, 20.000 anni dopo. Cioè siamo, cioè, veramente di fronte a un filo diretto che io trovo, ripeto, trovo veramente commovente, perché se uno ci riflette, cioè, si vede anche al nostro passato più remoto con un occhio diverso, con un occhio particolare. Tra l'altro, cioè, qui si vede, come dire, una situazione dove sembra che un bisonte stia caricando questa figura. Cioè, sono cose particolari. Poi c'è anche la rappresentazione del sesso maschile eretto, cioè, quindi ha sicuramente un significato particolare, complesso, quale non lo possiamo sapere. Ecco, sempre in Dordogna, cioè nel Francia centro orientale, cioè lì c'è una serie di grotte, cioè proprio una concentrazione importante. C'è anche la grotta di Ruffignac, che è la grotta dei mammut, dove questo animale viene rappresentato anche in maniera estremamente realistica. Cioè, noi conosciamo l'aspetto del mammut da questo, diciamo, anche grazie a questi disegni. Ci sono anche gli stambecchi, vedete, ci sono quindi una fauna di
clima freddo, cioè non è una fauna, diciamo, di clima caldo. E è interessante perché venivano rappresentati anche, sono stati rappresentati anche dei comportamenti, in questo caso un combattimento tra due maschi. Quindi ti danno anche delle informazioni di tipo etologico, comportamentale delle faune, degli animali che vivevano appunto insieme all'uomo. Anche questo è estremamente interessante, cioè proprio osservavano e rappresentavano gli animali, diciamo, nel loro comportamento quotidiano, diciamo, che avevano nel corso delle stagioni. Tra l'altro, questa grotta io l'ho vista, cioè questa è una delle grotte visitabili, la grotta di Pechmer, dove è famosa, ci sono ovviamente altre rappresentazioni, però è famosa per la rappresentazione di questi due cavalli pomellati. E la cosa interessante è che hanno utilizzato il profilo, cioè questi antichi artisti hanno utilizzato il profilo della roccia, quindi anche la scelta di dove facevano riproducevano queste immagini, non è casuale, cioè hanno scelto un punto dove si poteva seguire il profilo per la testa di uno di questi cavalli, è impressionante. Poi ci sono queste le impronte, diciamo, di queste mani, che loro, le mani potevano essere rappresentate fatte in due modi, cioè uno le coloravano con diciamo appunto il colore, e poi lasciavano l'impronta sulla superficie, oppure appoggiavano la mano sulla superficie e poi sputavano praticamente la vernice sulla parete. Quindi, come in questo caso, rimane un'impronta negativa della mano. Ecco, questo è veramente, cioè, impressionante, visto dal vivo, sono di dimensioni, ora esattamente non me lo ricordo, ma sono di grandi dimensioni, cioè i grandi tori di Lascaux sono 2,30 metri, cioè ci sono delle figure più piccole, ma ci sono anche delle figure, diciamo, molto importanti da un punto di vista delle dimensioni. Questo è il riparo di Cap Blanc, anche questo sempre nella zona lì della Dordogna, dove sono fatti una serie di cavalli, anche questo l'ho visto dal vivo, anche questo è impressionante perché sono figure a grandezza naturale anche oltre, di cavalli, vedete qui c'è un fatto in rilievo, questa è scultura. La roccia non è naturale. No, questa è proprio l'hanno scolpita. E no, non è l'unico caso, eh. Non sono incisioni, cioè questo è proprio. E queste sono datate intorno ai 15.000 anni da oggi. E sono impressionanti. Questo è uno dei pochi casi dove diciamo, nella vicinanza della, diciamo, dove ci sono queste sculture, diciamo, è stata trovata anche una sepoltura di una donna. Ora, magari non erano contemporanei, però più o meno è dello stesso periodo. In genere non sono state trovate, a parte come vedremo, abbiamo già visto nella grotta del Romito, dove c'è l'incisione del bue selvatico, poi all'interno della grotta ci sono, e nelle vicinanze ci sono delle sepolture, però in genere non sono state trovate sepolture dove c'erano, diciamo, dove ci sono questi resti di arte parietale. Questo è un altro capolavoro
dell'arte paleolitica, si trova in Spagna, nel nord della Spagna, la grotta di Altamira, trovata nel 1860 e qualcosa. Anche questa all'inizio non veniva, anzi, veniva vista come un falso, quasi come una truffa, tant'è che lo scopritore fu messo alla berlina. Ora, il nome non me lo ricordo, però fu trovata dalla figlia e poi studiata da questo archeologo spagnolo, però diciamo il mondo accademico cioè, non lo prese come veritiera, come scoperta, soltanto dopo poi fu come dire, riabilitato quello lavoro che era stato fatto e sono anche questa c'è una riproduzione, cioè è possibile visitare l'originale, credo facciano una specie di lotteria. Quindi uno va lì, può sperare solo di essere estratto a sorte e sono delle cose impressionanti. E questa è la cosa interessante, che la grotta è bassa, cioè non c'è tra il soffitto e il pavimento della grotta, veramente c'è poco, e è stata fatta sul soffitto, cioè queste sono fatte queste rappresentazioni di bisonti, sono bisonti, sono fatte sul soffitto. Questo non ho avuto la fortuna di poterla vedere, è una delle cose che vorrei vedere prima di morire, però poi veramente cioè, ritrovarsi, cioè, io ho visitato le grotte in Dordogna, ritrovarsi nell'oscurità e poi quando ti accendono all'improvviso la luce e ti trovi davanti a queste opere d'arte. C'ha un impatto emotivo forte, ecco. Ecco, questa è un'altra grotta che si trova nei Pirenei francesi, e anche qua sono stati trovati all'inizio del Novecento delle sculture. Di bisonti, anche questi molto fragili, come si può, diciamo, intuire già dalla foto. Niente, anche queste sono opere straordinarie, ecco, nei dettagli, cioè, sono. Sì, argilla. Argillite, cioè comunque infatti sono anche molto fragili, cioè. È già tanto che siano arrivate fino ai giorni nostri, perché sicuramente molte di queste opere magari erano conosciute anche nei tempi passati e sono andate distrutte perché non avevano. La grotta di Ruffignac era nota già nel XIV-XV secolo, cioè qualcuno ci andava, fortunatamente non sono state. Poi immaginatevi se magari venivano trovate in piena caccia alle streghe, controriforma, cioè opera del diavolo e via dicendo, per cui cioè, trovavano un'immagine del genere, lo stregone. Questo. Come dire, anche questo datato intorno a 15.000 anni, è tutto più o meno lo stesso periodo, cioè 18-15.000 anni da oggi. Qui c'è qualcuno che. No. Vabbè, lo guardiamo dopo. Ecco, la cosa interessante è che qui c'è la rappresentazione, anche in questo caso, di una figura antropomorfa, probabilmente con una maschera. Cioè, se con, diciamo, con la mente pensate a
tutta la tradizione e produzione di maschere nel nostro paese, nei paesi asiatici, africani, nelle cose, cioè, è verosimile che questa sia, cioè, sia una maschera. È chiamato lo stregone così in maniera più o meno fantasiosa, però è una figura per certi aspetti interessante, affascinante, ma anche inquietante. No, uno che dice che deve andare. In Sardegna le maschere di Manuata. Sì, va. Sì. Questo non si può, sembrerebbe quasi avere una serie sopra. Cioè, come avere una cosa. Sì, poi c'ha anche una coda, vedete, sì, cioè, quindi. Un mascherato con un dito per qualche cosa. Ecco, poi insieme all'arte, diciamo, parietale o alle sculture, c'è l'arte mobiliare, cioè che spesso e volentieri vengono rappresentate queste figure femminili chiamate Veneri paleolitiche, ovviamente è un nome anche questo di fantasia, cioè così è stato attribuito questo nome. Non sappiamo cosa possano rappresentare. Questa forse è la Venere più famosa, quella di Willendorf, trovata in Austria, anche questa primi del Novecento, datata oltre 20.000 anni, 24-25.000 anni da oggi. Però la produzione, diciamo, la distribuzione spazio-temporale delle Venere è molto ampia. E anche il materiale usato, viene utilizzato calcare, avorio, steatite, cioè a seconda poi diciamo della disponibilità del materiale venivano utilizzate, venivano realizzate appunto con quelle di riparto, forse erano attribuite a riti della fertilità. Sì, però non. Ripeto, cioè queste sono interpretazioni che diamo noi. Cioè, qui indubbiamente è, cioè, rappresentata una figura femminile con delle caratteristiche, diciamo, anatomiche che possono ricordare una donna incinta, cioè, seni molto, molto sviluppati, fianchi larghi, poi c'è il sesso femminile, diciamo, in evidenza, che in una condizione anatomica normale non si vede così, cioè in questa posizione, invece qui viene messo in risalto. La cosa interessante è anche l'acconciatura, cioè qui si vede un'acconciatura molto ricercata, no? Sembrano quasi treccine. Tenete presente una cosa, e questo non è collegato alle treccine. Gli uomini di quel periodo, Homo sapiens di quel periodo che viveva in Europa, erano neri, erano scuri il colore della pelle era scuro. Cioè la condizione di pelle, diciamo, con minor tono di melatonina, è una condizione recente, di qualche migliaio di anni fa. Nel Paleolitico superiore, no, erano scuri di carnagione, perché le popolazioni che hanno colonizzato l'Europa erano tutte popolazioni che venivano dall'Africa, a più ondate, eh? Cioè non c'è stata soltanto una migrazione, ma ce ne sono state diverse. Questo si è visto dall'analisi del DNA, tra l'altro. E quindi c'è anche questo elemento, diciamo, decorativo dei capelli, che è interessante. Ecco, qui vedete le diverse ritrovamenti, ma ne sono state trovate numerose, cioè non sia complete che frammentarie, anche in Italia. Da un punto di vista stilistico, diciamo, si ricordano nella forma, che sono forme femminili, cioè rappresentazioni femminili,
diciamo, non è che sono tutte identiche. Ecco, qui ci sono, diciamo, quelle tra le più famose, vedete, ce n'è. Questa è stata, anche questa è trovata recentemente in Germania, addirittura datata a 35.000 anni fa, da oggi. Quelli Questa di la Malta sono, quelli di Malta sono belle. Quelle di Malta sono più recenti, Sono più però recenti, sì. sì, quelle sono, diciamo, un periodo successivo, diciamo, neolitico, età del rame, del bronzo, cioè le dee madri maltesi sono molto più recenti. Ricordano, come dire, l'immagine, ma non sono, è un po' come il discorso della figura antropomorfa con la testa del leone, cioè c'è una, no, non ci può essere una continuità, diciamo, culturale, no, tra le veneri del paleolitico superiore con le veneri, diciamo, delle civiltà poi successive al mesolitico e al neolitico, ecco. Sono una rappresentazione, diciamo, di un'idea, cioè possiamo dire così, cioè, ci sono punti in comune, ma sono sicuramente indipendenti, un po' come le piramidi egizie, no? Le piramidi del Centro America, cioè sono cose completamente diverse, scollegate tra di loro, nonostante poi le ipotesi fantasiose degli extraterrestri e quant'altro, ma lì siamo a livello di fantascienza, non No, di religione. posso dire sull'aspetto di premonigliani No, no. alto sinistra. Questo stavo dicendo, cioè, è una rappresentazione stilizzata, probabilmente è un pendaglio che sembra una scultura moderna. Anche il volto sempre sicuramente, Questa, questa tra l'altro è uno dei capolavori, questa è solo una testa, probabilmente faceva parte di un corpo. Anche qui c'è un dettaglio nella conciatura veramente impressionante. Però vedete, questa è fatta nastra, cioè c'è una differenza di 2000 anni, non sono collegate tra di loro, cioè non possono esserlo, cioè non è che c'era una civiltà, cioè, così duratura, no? Però è una tradizione, diciamo, è una tradizione culturale. Questa è una cultura, cioè un rilievo anche questo, e la cosa interessante è questo corno, questa mezzaluna che tiene in mano, quindi anche qui batte la pesca il significato, però ha un altro elemento, come dire, interessante. Ecco, per quanto riguarda l'Italia, purtroppo non siamo fortunati come francesi o gli spagnoli, cioè. Le testimonianze artistiche in Italia ci sono del Paleolitico superiore, ma non sono così ricche e così conservate come, diciamo, nei siti francesi e nei siti spagnoli. Questo non significa che, diciamo, in Italia non ci fosse una tradizione artistica, no? Risalente a quel periodo, semplicemente non si sono conservati. Non, come dire, oppure anche lì potevano essere state fatte in grotte che sono state sommerse dal mare. Cioè, quindi ecco un sito molto antico, datato oltre 30.000 anni, intorno ai 34-35.000 anni fa, Grotta di Fumane in Veneto, sono state trovate delle
non sulla parete, ma delle pietre, delle rocce che presentavano delle incisioni sia di animali ma anche di figure antropomorfe come questa, anche di vegetali addirittura. È molto interessante perché comunque è una testimonianza dell'arte paleolitica che c'era anche nei nostri territori. Questa è la grotta di Paglicci, l'abbiamo già vista l'altra volta per le sepolture, la sepoltura di Paglicci 25 in Puglia, e c'è rappresentato un cavallo. È la posizione normale, cioè non è che ho sbagliato io a mettere la figura. Qui vedete c'è un cavallo rosso che con uno stato di conservazione non ottimale. Ci sono sempre a Grotta Paglicci delle incisioni lineari fatte sulla roccia, il cui significato è ignoto, cioè, potrebbero essere la rappresentazione stilizzata del sesso femminile, ma anche no, cioè, non lo sappiamo. Questa Balzi Rossi, anche qui sono state trovate delle sepolture, cioè sulle grotte in Liguria al confine, diciamo, con la Francia. Forse questa addirittura è anche già il territorio francese, non me lo ricordo. Anche questo è un cavallo, e ci sono queste incisioni particolari, cui ignoriamo il significato. Poi c'è un sito bellissimo del paleolitico finale, cioè qui siamo al confine tra il paleolitico e il mesolitico in Sicilia, la grotta dell'Addaura. L'Addaura la conoscete magari per l'attentato a Falcone, uno del tentativo di Dini. Ecco, in quest'area c'è questa grotta che rappresenta, come dire, una scena forse unica nell'arte paleolitica, cioè una scena con figure umane che forse stanno danzando, cioè comunque è una rappresentazione di un gruppo umano che sta facendo qualcosa, sembra anche quasi che abbiano delle maschere, o forse è semplicemente il volto stilizzato, però anche questo ha, come dire, un qualcosa di moderno. Purtroppo non è visitabile. Cioè, in Italia, rispetto a anche altri paesi, cioè, ci sono delle situazioni in cui ci sono siti archeologici unici al mondo, come questo della Grotta dell'Addaura, che fortunatamente hanno messo un cancello all'ingresso, cioè hanno sbarrato l'ingresso, ma non sono esenti da atti vandalici. E questo è un reperto unico, cioè, e non è visitabile, cioè è chiuso. Ora c'è un problema di sicurezza, diciamo, del sentiero che porta a questo, perché me ne sono anche interessato personalmente quando insegnavo in Sicilia, poi ho mantenuto contatti, e quindi il problema più grosso è quella della stabilizzazione e messa in sicurezza, diciamo, del luogo. Però questo non impedisce a eventuali vandali di andare lì e distruggere tutto, cioè, indipendentemente dal fatto che sia più o meno a rischio frana o meno. È veramente un peccato, cioè questo... Cioè, è un sito che andrebbe recuperato, un po' come abbandonare, cioè, non vorrei dire una bestialità, ma la cappella degli Scrovegni si prende e si abbandona a se stessa. Cioè, È stato datato? Sì, questo è intorno ai 11.000-10.000 anni da oggi. Capito. Quindi è fine, diciamo, paleolitico superiore, cioè è posto nel momento di transizione tra la fine del paleolitico e l'inizio del mesolitico, ecco.
Non so come mai, a volte sì. Si blocca. Ecco. Ecco, questo l'abbiamo già visto, l'incisione a Grotta del Romito in Calabria, anche questo datato tra gli 11 e 10.000 anni fa da oggi, 9.000. E questa è la rappresentazione di un uro, cioè un boss primigenus, che tra l'altro selvatico, estinto in Europa nel 1632, quindi un'estinzione recente, ovviamente causata dall'uomo, e anche questo è molto interessante. Questo, ecco, questo sito fortunatamente è stato musealizzato, cioè visitabile, ecco, a differenza dell'Addaura. Questa è Grotta del Genovese nelle Egadi, cioè qui c'è un'incisione di un cervide risalente anche questa al Paleolitico superiore finale, e queste invece sono rappresentazioni più recenti, credo del Neolitico, quindi qui si va, diciamo, in una fase successiva. Anche questa è visitabile, io l'ho vista questa, cioè, è una delle testimonianze, diciamo, più importanti dell'arte paleolitica, cioè dell'arte preistorica, in questo caso non è paleolitico, italiano. Però, ecco, rispetto, ripeto, ai francesi e agli spagnoli siamo meno fortunati. Concludo, questa è l'ultima diapositiva, cioè ponendo all'attenzione proprio la questione della tutela e della conservazione di questi siti, che sono, capite bene, sono siti estremamente rari, delicati e unici. È veramente un ponte ideale e materiale di quelli che sono stati uomini, donne, esseri umani vissuti, cioè, migliaia e migliaia di anni fa, prima di noi. Quindi abbiamo anche, come dire, per certi aspetti un dovere morale, no? di conservare queste testimonianze. E nel caso della Grotta dell'Addaura è veramente uno scempio, cioè una cosa che soltanto in Italia e in altri paesi sottosviluppati può accadere, ecco, perché io fossi stato il Ministero dei Beni Culturali, cioè fossi Ministro dei Beni Culturali, dico il primo intervento, ma sicuramente, cioè, farei un intervento di salvaguardia, recupero, di quella testimonianza unica al mondo, ecco, perché abbiamo visto rappresentati fondamentalmente animali, ma un gruppo umano, cioè, così, no, quindi è veramente un peccato. Da altre parti invece hanno fatto degli investimenti molto importanti, perché fare una riproduzione, diciamo, fedele e renderla fruibile, cioè, è un impegno economico molto molto importante, anche se poi hanno un ritorno altrettanto importante da un punto di vista turistico. Io vi ringrazio. Si può fare qualche osservazione? Sì, certo, sì, sì. Colpito da questi temi, proprio nelle prime diapositive che ho fatto vedere, no? Cioè, quella lì della tavoletta, la seconda diapositiva, la prima, vediamo se riesco a spiegare. Dunque, la nascita di alcuni elementi che sono estetici, ma anche di conoscenza, della parte dell'uomo, cioè la prima amigdala
cioè, mi sembra ci sono alcuni concetti chiari. Uno, il concetto di centro, proprio centro quasi barometrico, no? Quasi del centro di gravità quasi della, di quella pietra che ha fatto vedere, che è individuato da quella conchiglia fossile del centro. E poi c'è una simmetria, no? Cioè il concetto di simmetria che viene fuori. Sì, sì. Rispetto alle due parti, diciamo, quello del centro, no? Qui c'è uno stile estetico notevole, no? E l'altra cosa che mi ha colpito nella quella pietra che ha fatto vedere, quella di Blombos Cave, sono trovata in Sudan. Sì, gli angoli sono tutti uguali, quindi. Cioè, quella lì, cioè, è una, insomma, è proprio una curatezza particolare, nel tempo le angoli uguali e linee, segmenti paralleli uno con l'altro, che si intersecano, si incrociano facendo tutta una serie di danni. Cioè, lì, insomma, c'è tanto di astrazione e di concezione, come diceva lei, mi sembra impressionante per quello ciò. E poi un'altra cosa non emerge da questi elementi estetici, cioè le simmetrie e le regolarità delle figure, per esempio in quei anche in quelli non c'è altro, ma anche nei cavalli si vede i muri dei cavalli che sono praticamente allineati, cioè sì, sì. Anche questo è un debole, voglio dire, di riproduzione di queste regole. C'era sicuramente una preparazione mentale, cioè, perché non riesco a immaginarmi, come dire, cioè, molti capolavori, cioè, se si pensa alla pittura rinascimentale e successiva, venivano fatti dei famosi studi, no? Anche gli affreschi, i cartoni preparatori, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, loro non è che facevano probabilmente magari facevano un primo tratto col carboncino, no? Cioè, nel senso, cioè, mi immagino anche questa cosa qua. Però, cioè, colpisce veramente la, come dire, in alcuni casi la precisione del dettaglio e della forma, anche il concetto delle proporzioni, cioè. Quindi sì, sono incredibili, che sbagliando, cioè, così pensando, normalmente si dice non è possibile, cioè, delle popolazioni dedite, no, alla caccia, alla raccolta, non si pensa, non si immaginano, no, cioè, capaci di un qualcosa del genere. Però è un errore, diciamo, europacentrico, no? Diciamo, tipico della nostra civiltà occidentale, che è un atteggiamento che abbiamo sempre tenuto rispetto anche alle popolazioni, diciamo, che nel corso dei secoli abbiamo incontrato, sempre viste come primitive, tant'è che abbiamo utilizzato questa presunta superiorità culturale per commettere degli stermini di massa, se si pensa ai pelle rossa americani, alle popolazioni indios e sudamericane, alle aborigeni australiani del Pacifico. Noi abbiamo estinto, cioè, interi gruppi umani, dicendo che, cioè, la nostra era una civiltà superiore. Niente di vero in tutto questo, perché, cioè, anche le popolazioni cosiddette primitive, ci metto 50 virgolette, cioè popolazioni che vivono, diciamo, non al nostro livello di tecnologico, però hanno una cultura complessa come la nostra, cioè la mitologia, la rappresentazione dell'universo, cioè
è identica alla nostra, cioè la nostra religione non ha niente di superiore rispetto alla religione, che ne so, dei pigmei della Nuova Guinea, degli aborigeni della Nuova Guinea. Se andiamo a vedere la complessità, no, della narrazione, anzi, forse ci hanno messo un po' più di fantasia, tra virgolette, loro, cioè rispetto alla nostra. Prego. Se mi è consentito, mi sposto molto molto più avanti dal paleolitico e vorrei dire qualche cosa sulla Venere del Monticelli. A me, non tanto dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista umano, per quello che ho potuto vedere, studiare, questa figura della Venere mi ha affascinato dal punto di vista non umano e mi ha anche insistito. Ecco, volevo dare un piccolo contributo. Questa Venere intanto è esistita realmente perché si chiamava Cattaneo Simonetta, era di Nervi, di Genova, era molto bella. E a quel tempo, oggi si sa, la donna in casa non era una benedizione, anche delle case bene. Col convento, farla sposare, a casare in modo da concretizzare dei patrimoni familiari convenienti. Il padre la portò, Simonetta Cattaneo, nel centro mercantile più importante d'Europa, a Firenze, nella speranza di poterla piazzare. La vide anche Lorenzo Magnifico, gli piacque alquanto, Però poi la fece sposare a un principe piombinese che si chiamava Vespucci. E ebbe questa donna, questa Simonetta Cattaneo, la fortuna di morire di peste a Firenze. Era nata nel 1453, nel 1476, poco più che vent'anni. Ecco perché dico mi ha intristito dal punto. Però una cosa che molto non è stata pubblicizzata è che nella rappresentazione del Botticelli il viso è di questa Simonetta Cattaneo, però il corpo, specialmente sulle nudità, in quel periodo storico, non era propriamente pensabile di attribuirlo in maniera, era perfetto perché anatomicamente è un bel corpo femminile, però non è quello della Simonetta Cattaneo, per una questione di diciamo riservatezza verso chi si voleva rappresentare. E è documentato da testi, cioè nelle nudità femminili il viso era di una persona normalmente nelle opere d'arte e il corpo anche ben fatto, modellato, ma non era propriamente quella del soggetto che si metteva, diciamo, fuori. E ho voluto dire questo perché effettivamente la Simonetta del Botticelli, il Botticelli l'ha portata avanti per tutta la vita, perché ci sono altri quadri che rappresentano fisionomicamente l'aspetto, sono più piccoli di dimensione di lei. La conosco la storia. Vi ringrazio per questo piccolo contributo, perché ripeto, è una figura. Era la donna più bella di quel periodo. Che poi morivano, molte donne morivano, diciamo, giovani. Erano più, diciamo. Posso fare una domanda? Sì, certo. Mi sembra di ricordare che
ci siano delle incisioni rupestri anche in Val Camonica, che fanno parte, mi pare, anche di un sito UNESCO. Sono del periodo di quelli che abbiamo visto fino ad ora? No, sono più recenti, l'ho visti quest'estate. Ah. È stato quest'estate, cioè casualmente, cioè nel senso che l'ho visti recentemente, e sono dell'età del bronzo, cioè sono molto più, cioè sono assai più recenti, ecco. Ce n'è una soltanto in un sito che può essere, diciamo, del Paleolitico superiore finale. Soltanto una figura appunto di un cervide, mi sembra. Tra l'altro non si vede in maniera neanche molto chiara. Sì, ma sono veramente, cioè, un'altra cosa, cioè sono periodo, cioè, alcune sono anche il periodo romano, cioè sono tra l'altro non c'è un sito solo, cioè sono diversi, sì, è proprio l'area che ha alcuni parchi che appunto sono visitabili, però lì, ecco, si vede la rappresentazione anche di case, cioè di abitazioni, carri trainati da cavalli, guerrieri armati con spade, cioè quello, siamo già all'età del bronzo, del ferro, cioè quindi in periodo storico, ecco. Sono molto interessanti, cioè, vale la pena di vederle, però sono altra cosa, ecco. Grazie. Se non avete altre domande, lei ha finito? Sì, io per quest'anno sì, poi il prossimo anno ci possiamo rivedere. Io il prossimo anno già vi avevo anticipato l'argomento, cioè lo studio, come dire, antropologico di personaggi famosi, cosiddetti famosi, alcuni dei quali ho avuto anche la fortuna, diciamo, di studiare, perché ho partecipato al gruppo di lavoro del professor Mallegni dell'Università di Pisa. Bello, sì. Vabbè, lui ha studiato assai di più, diciamo, il periodo in cui ero con lui abbiamo studiato il presunto Giotto, Sarranieri, il conte Ugolino e, diciamo, i suoi figli e nipoti, per cui, insomma, se siete d'accordo vi parlo anche di questo tipo di ricerche antropologiche che a volte confermano, a volte smentiscono, diciamo, quelle che sono anche le narrazioni storiche, no? Documenti storici, perché poi, diciamo, le ossa non si smentiscono, cioè il registro è un po' come una scatola nera di un aereo precipitato, no? L'osso nel corso della vita di un individuo registra tante cose, mentre poi i documenti scritti si può scrivere un po' quello che ci pare. Si parla di arti grafici, della cappella degli strumenti, c'è tutto un passaggio. Cioè, diciamo, la cito, io non sono sono un appassionato d'arte, perché non mi perdo una mostra, cioè musei, cioè chiese, queste cose qua le visito sempre con piacere, però non sono un esperto d'arte, per cui direi anche tante bischerate. Io posso parlare dello studio che abbiamo fatto sul presunto Giotto, perché poi la prova al 100% che quello che abbiamo studiato siano effettivamente resti mortali di Giotto non ce n'è, però diciamo siamo sicuri al 90%.